In una soleggiata mattina, Filippo, un fenicottero rosa un po' goffo ma adorabile, si sveglia per scoprire che il mondo intorno a lui è capovolto. Le case, gli alberi e persino gli uccelli volano sottosopra. Confuso ma incuriosito, Filippo decide che l'unica cosa da fare è esplorare questo bizzarro universo per capire come mai si sia capovolto durante la notte. Mentre vaga per le strade rovesciate, Filippo inciampa su una carota che cade dal cielo. O forse si eleva dal suolo. La carota appartiene a un coniglio parlante, che indossa un cappello a cilindro e che si presenta come il coniglio saggio. Questo coniglio non solo parla, ma sembra sapere molto su ciò che sta accadendo. Promette di guidare Filippo verso la verità, ma solo se riesce a superare una serie di indovinelli. Guidato dal coniglio saggio, Filippo si avventura nella foresta capovolta. Ogni albero e fiore è un enigma e ogni passo rivela più indizi. Incontra creature strane e meravigliose che sembrano avere ognuna un pezzo del puzzle. Filippo, armato di coraggio e determinazione, supera sfide e trabocchetti, imparando che ogni enigma risolto lo avvicina al cuore della foresta, dove un segreto più grande lo attende. La Valle degli Enigmi è un luogo di misteriosa bellezza, dove ogni fiore sussurra domande al vento e ogni albero è un testimone silenzioso di antiche verità. Gli uccelli, custodi di questa valle, sfidano Filippo con indovinelli che risuonano come canti melodici. Con ogni risposta corretta, il fenicottero rosa sente crescere dentro di sé una saggezza nuova e con essa la consapevolezza che il mondo capovolto nasconde un ordine segreto. Superati gli enigmi della valle, Filippo si ritrova davanti a una cascata che sfida la gravità, flusso cristallino di pura magia. Qui la civetta saggia lo attende, avvolta dal mistero della notte eterna. Le sue parole sono enigmi stessi e rivelano che il mondo è uno specchio dei desideri interiori. Con questa rivelazione, Filippo capisce che il potere di rimettere le cose a posto è sempre stato nelle sue piume. Il labirinto di vetro è un mondo a parte, dove ogni riflesso è un eco di ciò che potrebbe essere. Con ogni passo cauto, Filippo avanza e nei riflessi infiniti intravede frammenti di verità. Le pareti di vetro si trasformano in guide luminose, portandolo più vicino alla comprensione che il suo desiderio è la chiave per liberare il mondo dall'incantesimo capovolto. Nel giardino dei sogni perduti, i fiori luminescenti non appassiscono mai. Ogni petalo è un sogno abbandonato che brilla nella notte. La farfalla gigante, tessitrice di sogni, danza intorno a Filippo, svelandogli il segreto dell'equilibrio tra il mondo capovolto e quello reale. È il desiderio puro, un anelito che nasce dal cuore e dalla speranza a poter ristabilire l'armonia perduta. Con la saggezza del giardino dei sogni, Filippo sa ora cosa deve fare. Si dirige verso l'origine del capovolgimento, un luogo dove il cielo e la terra si toccano in un eterno abbraccio. Con un grido di gioia, il suo desiderio si libera, un'onda che riecheggia attraverso il mondo, rimettendo ogni cosa al proprio posto. Filippo, ora un fenicottero saggio e realizzato, osserva con meraviglia il mondo tornare alla normalità, mentre i ricordi dell'avventura si trasformano in storie da narrare sotto le stelle.